Oh, ciao, non vi avevo visti. Buongiorno a tutti, allora. Questa, ragazzi, sarà la mia morning routine. In questo video vi illustrerò un po' quello che faccio durante la mia mattinata. A partire da alzarmi. Chi sono? Ok, sì, sono Luca. Perfetto. Ragazzi, come ben saprete, io nella mia vita sono un po' mezzo rincoglionito. Però la mattina lo sono completamente, quindi un po' d'acqua fredda. Come seconda cosa, mi lavo i denti prima di fare colazione e poi vabbè, dopo, naturalmente. Li lavo prima perché, ragazzi, il saporino di marcio che si forma durante la notte nella mia bocca non mi fa proprio impazzire. Lavatevi i denti anche a voi. Ragazzi, comunque, se vi piace questa maglietta, giù in descrizione c'è il link per acquistarla, oppure nelle mie storie di Instagram fate swipe up. Poi, come al solito, peso un ennesimo mio energumeno. Prendiamo le cose superflue. Il solito peso 68. 68 e 2 e 20. Ma comunque, ragazzi, questa bilancia è quella della Prozis. La trovate comunque nel link qua sotto in descrizione, oppure nelle mie storie di Instagram facendo swipe up. Come di consueto, poi faccio una mia bella doccia fredda, perché purtroppo per esigenze di ripresa non si può far vedere molto. Posso farvi vedere la manopola che è tutto sul freddo, ma più di quello, e i gradi, però più di quello non si può vedere. Ragazzi, doccia fredda. Qua, come vedete, ho messo la manopola tutto sul freddo. E ora, let's go. Ciao, ragazzi. Ragazzoli, finita la mia doccia fredda come di consuetudine. Mi metto la crema. Ragazzi, mi rivolgo anche a voi, non solo alle ragazze. Mi raccomando, mettete sia la crema corpo che la crema viso. La nostra pelle va nutrita, va idratata. Ok, messa la crema, messa la maglietta che era pulita, tra parentesi. Mettiamo i pantaloni perché non siamo una specie di nudisti. Anche questi pantaloni qua, ragazzi, sono della Anthem. Sono, secondo me, fantastici davvero. Almeno perlomeno, a me piacciono davvero molto. Sono in questo stile. Adesso, ragazzi, andiamo a prepararci le nostre uova. Perfetta tattica, ragazzi, anche questa giù in descrizione. Adesso, prima di fare le uova, bevo il mio litro d'acqua giornaliero, perché io prima di mangiare tutto bevo un litro d'acqua perché ho molta sete. Molto buona l'acqua. Ok, poi per colazione faccio due uova grandi, ma oggi ne cucinerò tre perché mangia anche il mio papino, giusto papi? Sì, grazie. Perfetto. Che bello avere un cuoco in famiglia. Chef personale. Al posto del burro classico, ragazzi, io metto il burro chiarificato perché è una fonte di grassi migliore rispetto al burro classico. Lo trovate comunque in tutti i supermercati. Non serve andare a Lourdes. Il burro di Lourdes. Il burro di Lourdes. Una noce di burro di Lourdes. E via. Ragazzi, comunque, secondo me è meglio che imparate anche voi a cucinare, comunque farvi qualcosa da soli, perché mettete che un giorno paradossalmente andate fuori di casa e non sapete cosa cucinare, non sapete magari lavare o asciugare dei piatti. Cioè, secondo me è comunque fondamentale. Io alla fine, la mattina, mi faccio sempre le mie uova o il mio pancake. Sono abbastanza autonomo, comunque sto imparando, e quindi lo consiglio anche voi. Sapete, no? Poi, ragazzi, mi riferisco soprattutto a voi maschietti, non fate tanto i rudi, cioè la mamma che vi prepara tutto da mangiare, oh, fa tutto lei, la donna di casa, ragazzi. Poi, comunque, albume, QB, quanto basta, andiamo un po' a occhio in realtà, ok. Questo ragazzo mi ha distratto, di solito io le uova le faccio strapazzate, ovvero, prendo un mestolino di legno e strapazzo tutto. Leggeri i piatti, grazie.
Grazie mille. Oh, per me, ragazzi, Ben 10. Per mio padre invece è Hello Kitty. Ma come Hello Kitty per me? È bellissimo Hello Kitty, è fine. Dai, su, non okay. Lamentarti. Allora, Hello Kitty. Hello Kitty, c'è anche le piccole quantità. Ben 10 invece sono le quantità più grosse. Un po' di pepe. Anche qua, ragazzi, QB, quanto basta, a piacimento. E poi un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva di Damiano. Ciao Damiano. Ciao Anita. Guardate qua ragazzi che piattino succulento che è venuto, ma manca qualcosa. Mancano delle noci ragazzi. Io ho scoperto questa ricetta da poco. Tipo tu spezzi delle noci qua sopra. E boh, davvero è una figata, sono strabuone. Comunque anche queste qua le trovate in descrizione, sono Prozis. Cioè tutta la frutta secca che volete del mondo. Viene anche dal Brasile direttamente per voi a casa vostra. Oh, finalmente dopo tutti questi preparativi, finalmente si mangia. Assaggio. Ragazzi, davvero un ottimo abbinamento. Mi piace. Voto 10. Perfetto, dopo aver sbaffato tutte le nostre uova, momento integratori. Allora, io vi consiglio di prendere vitamina B complex, quella completa. Soprattutto in inverno, ragazzi, vitamina D3 e poi in generale comunque omega 3 ci sta, una volta barra 2 al giorno, dipende anche quanto vi allenate. Purtroppo ragazzi oggi è un giorno tristissimo perché mi è finita la vitamina C. Cioè ragazzi io non concepisco, sembrava fosse finito il barattolo e invece è finita, purtroppo finiscono anche gli integratori ragazzi. Quindi ci sarebbe anche la vitamina C. Comunque tutti questi integratori sono della Prozis, trovate il link per gli integratori qua sotto in descrizione e mi raccomando ragazzi, usate il mio codice sconto LUCASOF10 che il 10% di sconto non si usa da solo, mi raccomando. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, la mia morning routine alla fine non è che faccio niente di eclatante e comunque ho deciso di proporvela. Mi raccomando seguitemi su Instagram e seguite il mio regista di fiducia Marco.Zanotti anche. Hey! E ragazzi, ciao, altro video e ciao belli!